L'8 marzo è la giornata internazionale della donna e quest'anno assume un rilievo particolare perché viene dedicata alle donne ucraine in fuga dalla guerra. Durante la cerimonia che si è svolta a Firenze, organizzata dal Consiglio regionale, vengono intanto presentate e premiate 8 donne che si sono distinte per il lavoro, per l'impegno civile e sociale. L'accoglienza dei profughi sarà compito delle regioni. Il presidente Gianni, commissario per l'emergenza, in questi giorni più volte ha fatto il punto della situazione e ha individuato 2 poli, Livorno e Firenze, per lo smistamento, il front office. Gli echi della situazione di crisi internazionale naturalmente arrivano anche durante la seduta del Consiglio regionale. I consiglieri prendono 2 decisioni importanti. All'unanimità dicono sì all'estensione della fiscalità di vantaggio anche per le aree interne. Naturalmente dovrà decidere il Parlamento. Voto unanime anche per la legge regionale stavolta, per la formazione degli operatori sanitari per l'utilizzo della cannabis terapeutica. Durante la seduta si torna a parlare anche dell'aeroporto di Firenze. Alla vigilia dell'avvio dei lavori al Galilei di Pisa, il presidente Gianni e molti consiglieri ribadiscono l'importanza dello sviluppo di Peretola e anche della sostenibilità ambientale della pista. Vediamo le immagini delle fotografie della mostra Gli occhi della pandemia. Sono suggestive per ricostruire i momenti più intensi e difficili che abbiamo vissuto in questi 2 anni. L'8 marzo con le donne, per le donne, soprattutto quelle dell'Ucraina, stavolta colpite dalla violenza cieca della guerra e sopraffatte dalla ferocia dell'aggressore. È una dedica speciale quella che il presidente del Consiglio regionale intende rivolgere prima della cerimonia al Teatro della Compagnia. Abbiamo voluto dedicare questa giornata dell'8 marzo alle donne ucraine che stanno resistendo, ma anche alle donne russe che combattono e vengono arrestate per la pace. Lo abbiamo voluto fare per anche dare un messaggio di speranza e di futuro, premiando 8 donne che sono state in prima linea nelle battaglie, penso per la tenuta dei posti di lavoro, ma anche per far in modo che la nostra terra diventi sempre più terra di scienza, terra di opportunità, terra di futuro. A parlare del dramma delle profughe, Oksana Potalajchuk, assistente al consolato di Ucraina a Firenze. È una situazione tragica e naturalmente solidarietà di tutti è fondamentale. Ora lo sapete che a casa nostra c'è guerra e donne insieme con maschi sono schierate a difendere. Ci sono tanti donne e bambini che ora vivono in bunker. Siamo in piena emergenza umanitaria e noi donne che viviamo qui in Italia e in Europa ci siamo tutti riuniti per salvare queste vittime innocenti, che ora sta finendo cibo, sta finendo l'acqua, medicinali, eccetera. E stiamo accogliendo naturalmente i nostri profughi, che sono fascia più debole. Tutti maschi e tante donne sono rimasti a combattere. E noi accogliamo questa, ripeto, una fascia più debole, donne e bambini, che sono scappati da questo orrore che ora sta subendo la mia patria. Tra i profughi che arrivano in Toscana sono già molte le donne. A margine di questa iniziativa, il presidente della regione, Gianni, fa il punto sull'accoglienza. Ho visto che arrivano, ma arrivano forse in modo minore da quello che noi pensavamo, e quindi questo basso numero di profughi che arrivano finora sono molto assorbiti dalle famiglie e dai rapporti di prossimità, parentali e di amicizia con gli ucraini che vivono e lavorano in Italia. Detto questo, c'è però comunque la disponibilità da parte nostra negli alberghi d'accoglienza che abbiamo creato e da parte delle prefetture nei CAS, nei centri d'accoglienza che valgono per tutti i fenomeni di immigrazione. Quello che in questo momento sto verificando è che attraverso il mondo del volontariato, che ringrazio perché si sta muovendo con grande impegno, e la comunità ucraina che ha in Oksana la facente funzione, il proprio riferimento, si sta predisponendo tutta una catena di aiuti, di viveri e di beni di prima necessità che stanno andando verso l'Ucraina. Nei giorni successivi viene definito il piano. A Livorno, al Palamodì, a Firenze, a Mercafir saranno i 2 punti di front office, accoglienza e smistamento dei profughi. A Prato, all'Interporto, potrà esserci il centro di stoccaggio per l'invio degli aiuti materiali.
Intanto qui a Firenze, sul palco del teatro, sono state presentate e premiate tante donne che si sono distinte nel loro lavoro: l'immunologa Zari, la chirurga Roncella, l'archeologa Sorge, le atlete Pietrini e Barone, le attiviste Sparavigna e Urlaro, 6 lavoratrici dell'orto frutticolo del Mugello. C'era anche la donna assunta durante la sua gravidanza. Sono stata assunta quando ero incinta, quindi è una storia bellissima e spero che sia di esempio per molti imprenditori che possono cambiare idea. Federica aveva superato tutte le selezioni, erano 20 candidate, si è presentata nel mio ufficio però tutta preoccupata, aveva richiesto un appuntamento con me e gli chiedo: cosa sta succedendo? Ma Simone, devo dirti una cosa, sono incinta. E io ho detto: e che problema c'è, tutto qui. Nel 2022 non possiamo continuare a discriminare le donne semplicemente perché hanno un desiderio di maternità, quindi noi speriamo che la nostra storia sia un esempio per tanti altri imprenditori. È incivile pensare che ancora oggi una donna su due debba scegliere tra il lavoro e la famiglia, e credo che dobbiamo costruire le condizioni perché questo non avvenga e perché quell'immagine che ci arriva dall'Europa, della Presidente Metsola, della Presidente della Banca Centrale Europea e della von der Leyen diventino una normalità e non un racconto di qualcosa di straordinario. Ancora una volta il Consiglio regionale si apre al mondo esterno. E l'8 marzo è la festa della donna, 8 donne per raccontare esperienze, eccellenze della nostra Toscana. Lasciatemi dire che mai come oggi è importante quella sfida affascinante che diceva Oriana Fallaci, quella di essere donna in questo mondo che è in preda a una pazzia, a una follia. Noi diciamo insieme con le donne: stop alla guerra, è questo che ci viene da dire. Tra 7 giorni altre interviste raccolte in questa cerimonia sull'8 marzo celebrato dal Consiglio regionale. La seduta, che comincia con il ricordo dell'ex ministro Antonio Martino, entra subito nel vivo. Il primo provvedimento approvato riguarda le aree interne ed è una proposta di legge al Parlamento per estendere anche ai datori di lavoro delle aree interne l'esonero contributivo del 30% dovuto all'INPS, misura già prevista per le aree svantaggiate. Noi siamo consapevoli che chi investe e crea lavoro nelle aree interne, cioè le aree montane, le isole, le aree più periferiche, sostiene costi maggiori rispetto a un'impresa ubicata in altri territori. E sappiamo anche, ce lo dicono i dati del reddito pro capite, che il comune con il reddito pro capite più basso in Italia è sulle Alpi, così come in Toscana e in Lunigiana. Noi abbiamo da colmare questa diseguaglianza, non solo tra nord e sud, ma fra aree urbane e zone periferiche. Questa misura va nell'ottica di far operare un intervento che nelle zone del sud dove è stata applicata ha prodotto in 6 mesi più di 500.000 posti di lavoro in più. La decontribuzione, il taglio del 30% per gli imprenditori che assumono nelle aree interne e montane, che quindi noi chiediamo che appunto questa misura venga estesa a tutte le aree interne del centro-nord. Tutti favorevoli, anche i consiglieri di opposizione. L'emergenza Covid ha evidenziato ancora di più il problema dello spopolamento delle cosiddette aree interne, a cui aggiungo insulari e montane, perché in queste zone, se non si fa qualcosa di veramente concreto, si rischia che lo spopolamento continui. Invece noi non bisogna non solo fermarlo, ma bisogna fare in modo che si ripopolino ancora di più. E l'unico modo che può la Regione chiedere è chiedere al Parlamento, perché la fiscalità dipende dallo Stato. Da più parti si apprezza in particolare l'estensione temporale di questa misura, che potrebbe dare maggiore stabilità al lavoro e alle imprese in questi territori. Sarebbe in condizioni di prolungare sostanzialmente questa possibilità per un periodo molto lungo, addirittura parliamo del 2029, con uno scaglionamento delle risorse che comunque sono importanti. L'abbiamo ritenuto oltremodo valida questa prospettiva, legandola sostanzialmente a quelle altre misure che nell'ultima cronaca recente del Consiglio regionale hanno riportato al centro finalmente, dal punto di vista sostanziale, le aree interne.
La fiscalità di vantaggio sicuramente non è la risoluzione del problema dello spopolamento. Più volte abbiamo sollevato anche all'interno della Commissione Aree Interne la questione che si può risolvere in maniera concreta soltanto dotando di infrastrutture fisiche, digitali, servizi per quanto riguarda la sanità, le scuole, queste aree e renderle vivibili come il resto della Toscana. Però sicuramente intanto riesce a porre, diciamo, un piccolo rimedio a uno dei problemi, che è quello appunto della fiscalità e del lavoro. È questo l'ultimo atto della nuova Commissione per le aree interne, nata pochi mesi dopo l'insediamento del Consiglio regionale. Sono stati molti finora provvedimenti e iniziative che hanno avuto sempre un consenso ampio. Il fine è quello che noi ci siamo posti come obiettivo in campagna elettorale: consentire alle persone che vivono nelle aree interne di avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle grandi aree metropolitane. È una questione di rispetto reciproco, è una questione di compensazione economica. Non sempre, vivendo nelle aree interne della Toscana, si hanno le stesse opportunità di chi vive in una grande città. Per fare questo cosa serve? Servono investimenti, servono infrastrutture, ma serve anche una politica fiscale perequativa che possa compensare questo disagio. Questo è il fine ultimo della proposta di legge. Serve una misura importante nazionale che vada a rivedere, definire, classificare quelle che sono aree non tanto svantaggiate ma quanto interne. L'unanimità stavolta si trova anche su un secondo punto. Tutti i consiglieri votano infatti una legge per fare formazione agli operatori sanitari sull'uso della cannabis terapeutica. Primo firmatario Jacopo Meglio, la illustra il presidente della commissione Sostegni. Si va a combattere quelle regole culturali che ancora oggi purtroppo impedivano la somministrazione di quello che è un vero e proprio farmaco salvavita a migliaia di cittadine e di cittadini che potranno così trarre un enorme beneficio da questo principio attivo. La Toscana è stata la prima regione a usare, a permettere l'uso medico dei farmaci a base di cannabinoidi. Ciò nonostante c'è necessità di una maggiore diffusione intanto della conoscenza delle modalità prescrittive, e quindi con questa norma che abbiamo approvato in Consiglio regionale all'unanimità si va a dire che si dovrebbero inserire, che è bene che si inseriscano nei piani di formazione del personale del sistema sanitario regionale, dipendenti e convenzionati, quindi anche medici di base, tutta una parte di conoscenze sull'uso e le modalità prescrittive di questa tipologia di farmaci, per diffonderne l'utilizzo laddove è necessario. Dall'altra parte c'è un tema di approvvigionamento importante, per questo abbiamo approvato una mozione che richiama la Giunta a valutare con attenzione tutte le strade che possono permettere di aumentarne la produzione in Toscana, perché sappiamo che dobbiamo comprarla dall'estero e anche questo spesso non basta, e quindi una politica specifica per aumentarne la produzione in loco. Dicono sia la legge anche i consiglieri del centrodestra. La cannabis per scopi terapeutici è sicuramente un presidio che dobbiamo assolutamente validare come medici e come politici. Come medici tecnicamente dobbiamo conoscerla, perché ci fidiamo delle cose che conosciamo. Come politici ovviamente dobbiamo dare gli strumenti ai medici, cioè ai tecnici, perché questo possa diventare realtà. Non c'entra niente con il dibattito sulla liberalizzazione delle droghe leggere, sono due mondi completamente differenti. Da questo punto di vista la proposta di legge che oggi il Consiglio regionale ha approvato su una proposta di cui il primo firmatario Jacopo Meglio va nella direzione di accrescere la formazione nei confronti del personale sanitario toscano, proprio rispetto appunto alle prerogative e alla importanza di utilizzo della cannabis medica. Molti medici non sono consapevolmente aggiornati su questa tematica, non sono diciamo tecnicamente appunto aggiornati su questa tematica, quindi è giusto che il sistema sanitario regionale si metta in pari e preveda appunto un aggiornamento nei confronti del personale sanitario. Il Movimento 5 Stelle presenta una sua integrazione, un emendamento che poi viene accolto. A questo punto va promossa anche la produzione, abbiamo presentato un emendamento alla mozione del collega Melio,
che impegna a cercare una soluzione per quanto riguarda quella parte di infiorescenze che sono, diciamo, la parte più problematica, che vengono prodotte in eccesso da coloro che producono cannabis o producono canapa per altri scopi, magari di natura industriale, e che invece di essere distrutti o costituire un problema per la componente diciamo psicotropa che contengono, possono essere al contrario utilizzati magari come, diciamo, dati agli istituti che la trasformano per poter essere utilizzati. Il sì convinto alla fine è di tutti i gruppi. Questo è un tema a me caro, perché negli anni in cui sono stato presidente della Commissione Sanità abbiamo lavorato perché questo potesse diventare all'interno del programma sociale della nostra regione è una questione non soltanto di principio ma reale, e quindi è stata attuata una politica importante che porta alla conoscenza, allo sviluppo, alla sensibilizzazione dell'utilizzo della cannabis per fini terapeutici. Noi sappiamo che il dolore di per sé è un alert nel corpo delle persone, non si deve convivere con il dolore è una spia che quando si accende ti dà un segnale. Se si può sopperire al dolore, lo si può utilizzare per fini terapeutici, la cannabis è importante farlo, serve cultura, serve formazione, serve che il personale ne abbia consapevolezza non soltanto nell'accezione cosiddetta del fine vita, ma anche nell'accezione dell'utilizzo durante le patologie, all'interno, prima nelle fasi appunto terapeutiche, una volta individuata, diciamo, una diagnosi che viene accertata. Il Consiglio regionale, che nella seconda giornata di lavori affronta molti temi suscitati dalle emozioni dei consiglieri, che approfondiremo tra una settimana, dedica un ampio dibattito ancora all'aeroporto di Peretola a Firenze. Pisa che si valorizza con la nuova aerostazione in vista di diventare sempre più il consolidato riferimento dei voli intercontinentali dalla Toscana, e dall'altra Firenze che nella sua funzione City Airport vede la pista in una dimensione che è quella dello stesso aeroporto, con la stessa aerostazione, lo stesso parcheggio, ma orientata in modo diverso, esattamente orientata in modo declinato da rispetto all'autostrada, non più parallelo, declinato, quindi con una pista che va ad essere di 2200 metri e non 2400 come avevamo previsto, con un cono di volo che non tocca più Prato, non tocca più l'estremo sud del comune di Sesto, si orienta invece, per intendersi, verso la zona naturistica di Focognano e della montagnola dell'ex discarica di Case Passerini. Il presidente risponde così ad un'interrogazione della consigliera Noferi dei 5 Stelle e chiarisce la sua posizione sull'aeroporto di Peretola. In più però c'è un'altra questione introdotta dal consigliere della Lega Galli. Ho preso il documento e la richiesta che io ho fatto al Presidente, alla Giunta e al Presidente è stata proprio quella di mettere in attuazione, essendo società controllore dell'aeroporto, di far fare ad ADF prima, adesso non più, ma a Toscana Aeroporti, quegli interventi di mitigazione per l'inquinamento acustico per questi luoghi. È logico che la situazione è un po' degenerata, mi hanno chiesto addirittura di ritirare questa mozione perché il problema verrà risolto nel momento in cui si farà la nuova pista, ma siccome siamo all'inizio di una nuova era, di una nuova epoca riguardo a questa pista dell'aeroporto, mi immagino che i tempi saranno biblici. Le opposizioni anche su questo incalzano la Giunta. Spesso quando si dibatte di aeroporto in Toscana si dibatte dell'ampliamento dell'aeroporto di Firenze in questa sorta di eterna rivalità tra Firenze e Pisa, tra chi sogna un aeroporto di Firenze che colleghi Firenze con l'Asia, con il mondo arabo, tra cui il sottoscritto, e chi invece sogna un ridimensionamento di Firenze in favore di Pisa. Oggi abbiamo parlato di un altro tema che ha la stessa identica dignità del tema dello sviluppo aeroportuale. È un tema che riguarda 50.000 residenti toscani.
Stiamo parlando di chi risiede a Brozzi, a Quaracchi, a Peretola, a Ugnano, a Mantignano. Si tratta di 50.000 persone. Per chi non conosce questa zona, 50.000 persone vuol dire la sedicesima città della Toscana. Per la maggioranza interviene nel dibattito il consigliere Merlotti, esponente PD della Piana Fiorentina. Alla fine il punto è che la richiesta che io, a nome del gruppo del Partito Democratico, ho fatto in aula al collega Galli di un rinvio, perché oggettivamente non volevamo votare contro questo atto, ma trovare le condizioni con un rinvio che consentissero a noi e al presidente Gianni, come poi ha fatto un intervento in aula che è seguito in parte, di motivare il fatto che quello che è chiesto nella mozione si può ottenere solo con la realizzazione della nuova pista. Tutti d'accordo invece i consiglieri di maggioranza e opposizione sulla condanna delle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, che ha querelato il consigliere regionale Petrucci e il consigliere comunale di Pisa Auletta. L'iniziativa qui è la partita da Fratelli d'Italia. Ecco tante foto significative della pandemia scattate da diversi fotografi indipendenti, sono 40, restano esposte fino al 13 marzo al piano terra di Palazzo del Pegaso. Questa iniziativa parte dall'associazione Lumen ed è stata inaugurata dal presidente Mazzeo. Sono stati due anni difficili, due anni terribili per tante nostre famiglie, purtroppo abbiamo perso tanti amici, tanti familiari. E oggi qui a due anni di distanza, attraverso le immagini scattate da tanti giovani fotoreporter, vogliamo raccontare quest'anno, questi due anni difficili, due anni che segnano la storia della nostra vita, due anni che vengono raccontati dall'inizio della pandemia, dal primo lockdown fino ai giorni nostri, alle vaccinazioni. Gli occhi della pandemia sono gli occhi dei fotogiornalisti italiani che hanno raccontato appunto il Covid-19 in questi due anni, tutti i giorni, e appunto sono... come associazione noi siamo proprio per la promozione e la valorizzazione del lavoro dei fotografi che anche in questi giorni, appunto di fronte alla crisi che abbiamo in Ucraina, la guerra alle porte dell'Europa, si dimostra fondamentale per la comprensione dei fatti e appunto vedere cosa succede nel nostro tempo. Noi torniamo tra una settimana, parleremo anche di lavoro con le attenzioni speciali in questo periodo, in particolare per la Fimer di Terra Nuova Bracciolini che produce pannelli solari, di lotta all'antisemitismo e di residenze per anziani. Emerge la volontà di una maggiore governance pubblica. Ci vediamo il 18 marzo alle 21:15 ancora, subito dopo il TG della Sera.